Mi trovo nel Museo di Storia della Fisica Giovanni Poleni dell'Università di Padova, in una saletta meravigliosa dove ci sono degli oggetti bellissimi che Giovanni Poleni utilizzò alla metà del Settecento quando venne chiamato da Vanvitelli ad un'opera pratica, applicativa, cioè quella di porre rimedio alle crepe che si erano formate nella cupola di San Pietro a Roma, quindi una scienza che parte dalle leggi di natura, ma poi è capace di costruire strumenti di intervento. In fondo, questo succede sempre, capacità di intervento delle conoscenze scientifiche. E a questo mi ricollego perché oggi vorrei parlare di una questione che mi sta molto a cuore, perché è uscito recentemente un lavoro molto interessante, un commento su Nature, Ecology and Evolution, quindi un'importantissima rivista per tutti coloro che si occupano di evoluzione e di ecologia, che ha un titolo molto chiaro. Dice: abbiamo bisogno che gli scienziati comunichino meglio i legami tra le pandemie e il cambiamento ambientale globale. Perché dico questa cosa? Perché invece mi è capitato di sentire recentemente diverse posizioni contrarie a questo, cioè che negano che ci sia un rapporto tra la pandemia e l'ecologia e la crisi ambientale. Qua si ribadisce invece che questa concettualizzazione, cioè questa separazione della pandemia, che dovrebbe essere vista come una crisi esclusivamente di salute umana, è sbagliato perché perde la picture più grande, perde il quadro più grande, cioè il fatto che le pandemie sono parte, e usa questa espressione, di una sindrome degli effetti umani sul pianeta, cioè di una patologia che c'è nel rapporto attuale tra l'uomo e l'ambiente. E questo è molto importante. In questo lavoro, tra l'altro, c'è anche uno schema molto bello, si può scaricare attraverso anche l'abbonamento dell'università e si può vedere proprio la mappa di tutti i rapporti ecologici che alla fine portano a un aumento della probabilità di pandemie. Questi dati però non sono nuovi, già l'anno scorso, a settembre, era uscito un lavoro molto bello, una review, quindi che raccoglieva poi tanti altri dati, firmata da David Morenz e Anthony Fauci, due grandi virologi statunitensi, che hanno parlato di quella che poi è diventata famosa, un'espressione famosa, l'era pandemica. Cioè spiegano in questa review, spiegavano già l'anno scorso, come ci sono tutta una serie di ragioni, la deforestazione, il commercio illegale di animali esotici, il fatto che questi animali vengono tenuti in condizioni di igiene totalmente inadeguate, ma anche il cambiamento climatico che porta allo spostamento delle fasce di vegetazione. Sono tutti cambiamenti che interagendo tra di loro aumentano la possibilità che animali portatori di virus entrino in contatto con gli esseri umani. E quindi c'è un rapporto in realtà molto preciso, per esempio, tra la deforestazione, climate change e pandemie. È tutto connesso, come ribadiscono anche in questo lavoro. Questo è molto importante da ricordare, anche per una ragione precisa. Noi adesso usciamo e usciremo, speriamo prima possibile, da questo dramma grazie ai vaccini, quindi è una straordinaria conquista biotecnologica ottenuta in tempi da record. Ma ricordiamoci che i vaccini sono la difesa, diciamo, di prima linea, quella che ci fa uscire da questa emergenza. Poi c'è tutto il resto da fare, cioè ridurre per quanto possibile, difesa di seconda linea, prevenzione, le probabilità che succeda di nuovo. E se vogliamo ridurre queste probabilità, dobbiamo anche capire che ci sono queste connessioni ecologiche. Quindi è importante ribadire che tutto è connesso e che anche un problema che riguarda naturalmente la salute umana, derivando dagli animali, ha dei legami ecologici molto importanti. E poi, tutto sommato, questo è esattamente quello che intendiamo per One Health, parola chiave oggi di molti programmi di ricerca e anche di finanziamento, e cioè che non si può più disgiungere una riflessione sulla salute umana con quella degli animali e con quella dell'ambiente.